sono Camilla e vengo dalla pubblicità. Nel giorno mi sono mortalmente annoiata di fare quel lavoro e ho deciso di fare tutt'altro. Io sono Marco, anch'io ho lavorato in pubblicità, abbiamo fatto percorsi differenti in pubblicità e poi ci siamo riuniti e abbiamo deciso di creare Fondetea. Volevamo unire la grafica e il cibo e quindi da lì... Proprio fondere il design col dolce. Poi fondere ricorda un po', richiama anche il cioccolato, proprio una cosa molto golosa, quindi ci sembrava la sintesi perfetta. Insomma, la prima è la pasticceria fresca. Poi c'è una linea di biscotteria creativa dove ci sbizzarriamo con biscotti con frasi, di forme decorate di qualsiasi tipo. E poi c'è invece lo showroom e la parte dedicata alle torte disegnate, quindi alle torte su misura. E lì anche ci sediamo, funziona proprio che ci sediamo a un tavolino, disegniamo la torta, la pensiamo col cliente per poi realizzarla nei gusti preferiti dal cliente. Sono dei corsi amatoriali che organizziamo per chi proprio vuole approcciare la pasticceria, insomma, aperti a tutti, e sono monotematici, quindi un giorno facciamo la pasta frolla, un giorno facciamo il cheesecake, un giorno facciamo i macaroni francesi. La cosa forse che a me piace di più questo mestiere è che quello che noi creiamo comunque viene mangiato, no? Allora, il mangiare è un po' una quarta dimensione che va oltre il vedere o il toccare. È emozionante vedere poi la faccia del cliente quando viene a ritirare la torta, dove magari sono andate a volte oltre le sue aspettative, insomma, quello rende bene poco abbastanza. Sicuramente l'essere italiani è già un punto di partenza incredibile, perché noi abbiamo un po' nel nostro DNA, no? Il pomodoro stagionale, la ricetta fatta dalla nonna, insomma, siamo abituati. Noi qui da Fonderia vogliamo assolutamente portare avanti il discorso di eccellenza e qualità. Sicuramente rompe lo stereotipo che si è creato sul fatto che tutto ciò che è decorato è bello non sia buono. Io ero andato proprio a fare questa conferenza, lui diceva che è bello partire, ma perché poi uno deve fare un bagaglio dell'esperienza e tornare al proprio paese e applicare al proprio paese.